Bene, amici di Termoli Online, siamo in diretta con il porto di Termoli perché fra pochi istanti si apre ufficialmente la 2 giorni delle sagre di prodotti ittici, la pre-sagra che è questa sera venerdì, dove si gusterà per questa prima giornata un vassoio contenente un piatto di granchi rosa con la pastella, poi ci sarà la pasta con le cicale e i totani con i piselli questa sera, mentre invece per quanto concerne la serata di domani sera sabato, la sagra proprio quella del pesce, la solita vaschetta di pesce fritto, pesce e altre specialità di pesce pescato per la sagra, e quindi 1 o 2 giorni molto intensa a livello culinario. Siamo qui nel piazzale del porto di Termoli, sono le 7:19 due minuti e praticamente sono iniziate le operazioni di cottura dei prodotti che si gusteranno questa sera. Questa sera, ripeto, ci sono vassoi contenenti 3 portate, ripeto, granchi rosa con fritti con la pastella, poi c'è la pasta con il sugo di cicale e poi i totani, il pesce totano fatto con il sugo e con i piselli, quindi roba buona, e domani il pesce fritto. Noi siamo dietro le quinte dove appunto le sole donne, perché questa sera chi opera? Personale di sole donne, è vietato l'ingresso ai maschi, a me hanno fatto una deroga per fare questa cosa in diretta e vedete che ci sono le signore, la signora Antonietta che è una veterana, ma anche le altre vedo che sono veterane, ormai ci conosciamo. Vi faccio vedere solo 2 cose innanzitutto in anteprima. Questo è sugo con le cicale, vedete che poi verrà con la pasta, mentre invece queste cicale in bianco, che cosa si fanno con queste? Sempre queste, poi anche il sugo di qua, quindi queste sono già preparate con il sugo, queste dovranno essere poi immerse nel sugo anche loro. Quindi questa è la pasta con le cicale, vedete le signore sono già pronte all'opera da un po', con questo caldo non vi dico, però già è compensato dal sapore, dall'odore che viene, dall'aroma più che odore. Poi diciamo i granchi rosa in pastella, che mi sembra che stanno già pronti per essere immersi anche loro. Vedete qui c'è un altro sughetto. Questo che cos'è, signora? Prepariamo altre sughe con le cicale. Ah, ecco appunto, benissimo. Oh, che bello, guardate che roba, guardate. In un momento di fermo biologico riusciamo a vedere anche il pesce fresco che è stato pescato appositamente per questa sagra. Sono state date la deroga a 8 motopescherecci proprio per fornire gli organizzatori della saga l'acqua 42 insieme a Sambasso 7.0. guardate che roba, viene voglia solo a guardarlo. Sì, mi sposto, peccato non potervi farvi sentire l'odore di questa cosa che sta, io ho la fortuna di sentirle però e vi posso garantire che è qualcosa di buono, quindi se venite questa sera al porto non rimarrete delusi, con una modica spesa di 10 euro fate un pranzo completo. Ecco, vedete, questa rigorosamente salsa nostrana che viene messa nelle pentole, le signore stanno lavorando da giorni, anche perché hanno lavorato di notte, hanno pulito il pesce, le siamo andati a trovare in diretta proprio mentre stavano pulendo il pesce appena arrivato nei motopescherecci. E adesso stanno cucinando per noi, sì, per noi, e vedo che già c'è gente ai botteghini, quindi la voglia c'è. 2 giorni di pre-sagra, oggi pre-sagra, domani sagra. Guardate qua, guardate. Ah, ecco, quindi siamo rigorosamente in diretta. C'è gente già che viene pronta qui per è ancora un po' presto. Siamo in diretta, comunque vediamo un po' di movimento che già c'è. Vedete le panchine là in fondo, il botteghino è lì già con delle persone che aspettano di poter prendersi il ticket e venire qui poi a ritirare il prezioso vassoio di questa prima serata della pre-sagra. Tutto è stato predisposto nei minimi particolari, ci sono preparativi in corso, quindi vedete, quindi venerdì 24 agosto pre-sagra e sabato 25 la sagra cosiddetta classica,
quella di quando appunto vede, c'è anche, adesso vi posso vedere, quella che era la sartagna, noi la chiamiamo la sartagna sarebbe quel pentolone col manico lungo che una volta veniva veramente usato per friggere il pesce, si metteva al centro della piazza con il fuoco sotto, adesso è solo un simbolo perché anche per una questione di igiene, di tante altre cose non si può fare più questa cosa, allora però il simbolo è rimasto, il simbolo adesso ve lo faccio vedere. Faccio vedere il simbolo che è la sartagna, questo è rimasto e vedete che è qui come oggetto di ricordo ed eccola qua la famosa sartagna con cui si friggeva il pesce una volta, questa era invece questa triglia con le luci e quella triglia che veniva messa lì là sopra, dove c'è il belvedere, veniva messo per segnalare che in quei giorni c'era la sagra del pesce. Sono oggetti caratteristici, oggetti che ricordano quando anni e anni addietro venne istituita questa famosa sagra del pesce che veniva, faceva venire qui a Termoli tanta di quella gente per venirsi a gustare il bel pesce fresco fritto e quindi è rimasto il simbolo è questo, però adesso non si può fare più pesce qua in, per una questione anche di sicurezza e di igiene, quindi allora si fa con le attrezzature moderne che sono tutte lì dietro dove siamo stati prima nel backstage. Quindi domenica mi chiedono Gianni Bucciarelli, domenica te devi provvedere tu Giacomo Bucciarelli, e domenica non c'è niente di sagre, quindi stai mangiando a casa, se vuoi mangiare, scusami la battuta, mo' è venuta spontanea, ho visto qui che mi facevi la domanda, è domenica te devi arrangiare, e quindi niente di che, le sagre, la presagra, la sagra è oggi venerdì e domani sabato, domenica trippa, diceva qualcuno, era giovedì la trippa. Siamo in diretta, quindi vi abbiamo fatto vedere, prima, vediamo se riusciamo a carpire, dagli organizzatori qualche numero della sagra e della presagra. Vogliamo sapere qualche numero, ci sta qualche numero? No, di pesci, quanti quintali, non si sa. Una montagna di pesce, solo una montagna, va bene. La montagna al mare va bene, insomma. Quindi sì, capiamo anche il momento, vedete? Gianni Bucciarelli, molto simpatico. Vabbè, potete andare da chiunque volete voi, perché se non potete mangiare a casa dovete scegliere voi dove andare, però le sagre sono finite con quella di domani sera. Quindi vedete che i preparativi fervono, le cicale sono già immerse nel sugo e allora non vi resta altro che venire qui questa sera. E poi anche poi ci sarà anche diciamo, musica per ballare, c'è un set di DJ che appunto allieterà la serata con la musica e quindi ci saranno tutti gli ingredienti giusti per passare una bella serata. La serata anche sotto il profilo climatico è perfetta e poi domani sera la stessa cosa, oltre al mangiare c'è anche la possibilità di sentire musica, insomma una sagra in tutti i crismi. Una sagra proprio di quelle molto molto intense. E allora, dicevo, non vi resta altro che arrivare qui da noi, al porto di Termoli, dove potrete cominciare a già fare la fila, vedete? Vedete, lì c'è appunto gente che già sta facendo fila. Si stanno predisponendo anche le situazioni per chiudere la strada, per poter far sì che tutto si svolga nel miglior dei modi in tranquillità, i bancali sono pronti e niente. Da questo punto del porto di Termoli, Michele Trombetta vi saluta invitandovi naturalmente di nuovo a venire qui questa sera e anche domani sera sabato, perché saranno due serate molto intense, molto molto gustose sotto il punto di vista culinario, perché assaggerete e potrete gustare il buon pesce della nostra costa anche in tempi in regime di fermo biologico, ma ripeto c'è stata una deroga proprio per questa sagra, come ogni anno accade, il pesce è stato pescato proprio in questi giorni, quindi pesce freschissimo e vedrete che non rimarrete delusi. Vi aspettiamo tutti qui al porto di Termoli. Michele Trombetta è per Termoli.